25esimo contratto da fixer. Siamo alla quarta parte di contratti da fixer che vanno dal 25 al 32. Vediamo cosa vogliono allora. Questo è un lavoro divertente. C'è bisogno di qualcuno che distragga i poliziotti per coprire un'attività in città. Ah, beh. È quello di tenerli occupati e li terrò occupati. Già fatto, sono i checkpoint. E vi dirò, come contratto non è niente male. Bah, 14 checkpoint, buono. Ok, hai 10 secondi tra checkpoint e checkpoint, ok. Bravo Adri, bravo. Bravo, fenomeno. Non ti preoccupare, zio, ci si arriva, ci si fa. Magari riuscissi a evitare la polizia, non sarebbe mica male. Mi sa che mi beccano adesso. Più che altro è bello rognoso questo contratto qua, eh. Adesso mi beccano per forza. 90% sto resistendo, ma non resisterò più di tanto, raga. Che bello averli seccati al 97, comunque soddisfacente. Ho cominciato a piovere a caso, ok. Dai che ne mancano 3. 2. 1. E non mi possono prendere adesso, eh. Chiudeteli i ponti che tanto io passo lo stesso. Pista fantasma. E sono 25 su 40. Non so perché, stavo per dire 48. Lasciate stare, va. 26esimo a caso contratto da fixer. Ne mancano 15 e accettiamo la missione. Devo consegnare quest'auto senza fare troppi danni e anche in fretta. Se c'è una cosa che adoro di un'auto, è la velocità. Ok, impossessati del veicolo. Non mi dire che è quello con la polizia, perché quello lo odio, raga. No, dai, vi prego. Fate i buoni. Piuttosto meglio i Visura. Guardate, preferisco quelli. Vai, sì, è quello con la polizia. Andiamo, Ale! Che poi è anche maledettamente vicino. That's the problem. Ah no, non è quello con la polizia. Non è quello con la polizia. Non è quello con la polizia. Sono 3 veicoli, ok. Oddio, sempre meglio questo di quello con la polizia, eh. Non so quante volte ho detto polizia in questo contratto, però ok. Va bene, dai, super easy. 24 secondi di vantaggio. È in vantaggio desagli, cheat. Il problema è che non mi posso spostare con un veicolo tra un veicolo e l'altro. Quindi devo tipo ipercorrere e bruciare un botto di secondi. Segnalino. Vabbè, dai, fattibile. 1 km 2 min 15. Boh, ci sta, dai.
Dipende sempre da quanto prima arrivo. Meno male che comunque c'è una, praticamente, chiamiamola ricarica di secondi. Immaginate se tutti e tre i veicoli con un tempo unico, io ci diventerei matto. Ma proprio ci andrei fuori di testa. Ho alzato i dissuasori così a caso. Va bene, qua ho la sensazione che se arrivi con netto anticipo, sì. Ok, buono. 32 secondi prima. Ok, è giù. Speriamo di non morire una volta che ci si tuffa, eh. A parte non credo, no, no, non si muore, non si muore, non si muore. Anzi, neanche il rosso del sangue è venuto. Where is it? Unica soluzione è questa. Madonna, quanto tempo mi stai facendo perdere, zio! Ponte giù. È vero che così magari c'ho una piccola rampetta. Ma è piccola proprio. L'ultimo percorso, ragazzi, è stronzissimo. È stronzissimo. Spero di farcela, ma dobbiamo essere ottimisti. Che macchina del cazzo però che mi hai dato. Che macchina del cazzo, zio. Che macchina del cazzo, non è manovrabile. Merda, sono nella merda assoluta. Merda che più merda non esiste. No, vaffanculo. Memoria muscolare. Di quante volte devo mandare a cagare, ecco cos'è la memoria. $1000, 26 contratti su 40, ne mancano 14. 27esimo contratto da fixer. Siamo sempre a The Loop. Occhio! Let's see. Farmi inseguire di nuovo dalla polizia. Giusto al tempo. Ok, nice. Per portare a termine la loro operazione. L'ultima volta siamo scappati proprio in toto. Proprio senza che la scansione andasse a buon fine. Vediamo se questa volta sarà lo stesso oppure no. Se non sarà lo stesso, pazienza. Quanti checkpoint? 24. Spicy. Via. Diamo il via alle danze. Budello di Tumaccane. Scusate, ci voleva. Ok, potevano darmi una macchina migliore, a dir la verità, però si prende quel che si ha. Ok, 10 secondi tra checkpoint e un altro. Va bene così, va bene così. Ripeto, si piglia quel che si ha. Io veramente puntavo al dissuasore, non a quello. Che culo. Ok, più secondi accumuliamo di vantaggio, più la scansione praticamente va, chiamiamola puttane. Tanto la mia reputazione sta veramente andando a farsi benedire. Peccato perché ci avevo tipo oltre metà dalla parte positiva. Adesso ce l'ho tipo pienamente negativa perché non me ne frega un cazzo. Vabbè raga, la scansione è tipo super lungi da me. Bene così. Me l'ho detto, eccoli. Si è alzato il ponte. Tanto a me me ne frega un cazzo. Tanto io scappo lo stesso. Non avete mica capito voi.
40 secondi di vantaggio. Ne mancano ancora 7, eh? Sto facendo tipo un calcolo rapidissimo a mente per non sbagliare. A tutte le unità qui centrale, scansione CTOS inconcludente. Godo. Merde. 225 XP praticamente a gratis. Per essere solamente scappato. Ci credo, c'ho 57 secondi di vantaggio, cioè tipo potrei andare anche a piedi. Emergenza? Senta, è un'emergenza! Serve la polizia! Perché serve la polizia? Stazione CTOS autorizzata. La polizia serve a cosa, sinceramente? Ecco cosa vuol dire avere un minuto di vantaggio, eh? Vero? Vabbè, a parte recuperiamo così. Via di qua. 81%, via. 87, l'ho bloccato. Praticamente hanno chiamato la polizia perché ho investito una persona. Brutte merde, bastarde. Scellerini del cazzo, comunque. Mi sono mangiato qualche secondo, ma va bene così. Tieniti forte. E questo era un contratto da fixer con i controcoglioni. Mi è piaciuto tantissimo. Nonostante sia durato praticamente un bel po', anzi, proprio un bel po', $5,000 pure, meglio di così che vuoi. Ragazzi, altro contratto da fixer, andiamo avanti con la nostra progressione. Portare fuori il furgone che mi hanno chiesto. Furgone? Ma dovrei comunque riuscire a... No! No, raga, il furgone no, cioè tra tutti i veicoli, ma proprio il furgone no. È vero che è un blindato tipo quelli del grande colpo a GTA, però... Colpitelo! Eccoci! I Vistrua. Vistrua, come cazzo si chiamano, come cazzo li chiamano? Colpitelo! Vabbè, ma mandatelo un pochino di più. Dato che ci siete. Dato che ne avete mandati tipo 2 o 3. Buttatelo fuori strada, forza! Ok, neutralizzato uno praticamente in maniera manuale. Andategli addosso! Neutralizzato un altro. Ok, questo è un buon segnale. Trovatelo. L'ho perso. Cazzo. Ok. Dov'è il punto di consegna? È qui. Poi devo fare il giro largo per forza. Vaffanculo il giro largo. Cercate ancora. Tu madre cerco, tu madre. Non conosci tu madre? Ecco, esatto, tu madre. È proprio lei. La zoccola. Scusate il francesismo, ma a volte ci vuole. Ma ci vuole, eh. Passiamo il ponte, se no qua nel 40 dopo Cristo arrivo. Fate attenzione, è in giro. Vabbè dai, se non ne spuntano altri come funghi, cosa che spesso purtroppo succede, appunto ci dovremo cavare tranquillamente. A posto. Liscio come l'olio, liscio come l'olio, ragazzi. Portato a termine, visto? Easy peasy. Basta così, smettiamo. Inseguimento corazzato, 2 minuti e 23. $1,000 di ricompensa. 28 su 40 completati, ne mancano 12.
29° contratto da fixer. Dovrò trovare il ladro o riprendere le informazioni che ha rubato. No! Vabbè, contratto trito e ritrito. All'azione. Che meno male sta andando in là. Ok, finché non ci sbatte, ok. 35 metri il limite, va bene. Devo aprire il dissuasore, poi lo posso aprire lì. Brutto bastardo, è vero, sono quelli che lo abbassano, che abbassano i ponti, abbassano i dissuasori, fanno tutto. Sono proprio quelli dei dati da scaricare, sono proprio loro. Però siamo già al 40%. Niente, non ce la fai, eh. Niente, me li sono chiusi da solo. Buttatelo fuori strada. Ma non ho fatto... Tanto prima o poi ti vedono lo stesso, capito? Via. Ci ho neutralizzato, non lo so, ma ha funzionato. Però insomma, che ti cominciano a inseguire quando sei già tipo al 70%, è una buona cosa. Non ho neutralizzato nessuno, che palle. Prova a fermarlo. Ok, all'attacco. Addosso. Ma quando si presenta l'occasione, però? Adesso. L'auto è alzata. L'ha ammazzato il suo amico, bellissimo. Tempismo perfetto in tutti i sensi. Butto lo stronzo fuori strada. Dove lo butti? Ma vaffanculo, vai. Vieni qui che già mi perdi. Pensa a non neutralizzare tipo il tuo stesso amico. Cazzo, come corrono però. L'ha perso. Farfagliatevi e cercatelo. Vabbè, adesso ci basta uscire dal cerchio e siamo a posto. Appunto. Andiamocene. Avete voglia di un trip digitale? No, fine. E siamo a 29 contratti su 40. Andiamo al 30° contratto da fixer. Però prima devo scendere per vedere una cosa. Che tra queste armi, dov'è il destroyer? Andare a casa. Oh, eccolo qui. Armato, ma adesso mi tolgo dal cazzo, via. No. Non ti sparo, ma non ti venga a sparà. Sali ha rubato delle informazioni. Devo seguire. Vabbè, stesso contratto di prima, via. Fatto. Mi sbarazzerò di lui. Macchina gialla. Cheat. Questa spinge. Sono due macchine praticamente uguali. Oh, non m'ha visto, non si è accorto che ero io, nonostante ci abbia bampato dentro. Vabbè, qua questa è un'accelerazione assurda, quindi è facile stargli al culo. Anzi, ce l'ho più bella io la macchina, quindi è mio. Buono.
Ah, sono arrivati al 37% oggi, eh? E facciamolo uscire. Ma io vi evito lo stesso. Porta un cazzo. Ora lo butto fuori strada. Niente, lo riabbassano, eh? Male che c'erano tipo i danni superiori. No, l'ho perso. Inflitti quando facevi uno scontro. Addosso, ma che cavolo aspettate? Ma perché? Ma tolto la neutralizzazione. Il 85% ci si fa. E vabbè, allora sei stronzo. Adesso gli vado addosso. Niente, non vuole proprio, eh. Non ci sta. 87, 88, 89, 90, 91, 92. Ok, qualcuno ha fatto fuori adesso. Adesso anche lui. Bene così. Adesso gli vado addosso. Adesso lo colpisco. Ok, prenderlo, no, non l'ho preso. Cioè l'ho preso ma non è morto. È morto, ok. Grazie all'esplosione, 2 minuti e 34. Adesso possiamo veramente darci alla fuga. E facciamolo uscire. Non ti preoccupare che la tua fuga durerà pochissimo. Soprattutto se ti neutralizzo così. Cazzo, ho appena visto. Non è lontano. Raga, cosa cazzo hanno appena visto i miei occhi? Assurdo. Tanto adesso si esce dal cerchio. È una perdita di tempo, se n'è andato. Esatto, voi proprio siete una perdita di tempo. Basta, fine, grazie. Contratto da Fixer numero 31 su 40. È il penultimo del quarto video, la quarta parte di contratti da Fixer. Ok, i Fixer devono finire un lavoro e io creerò un diversivo. Ah beh, gli sbirri con il veicolo che mi hanno lasciato e saremmo tutti felici e contenti. Dici che saremmo tutti felici e contenti? Non lo so. Ah beh, se il veicolo è questo, allora io sarò sicuramente felice e contento. 19 checkpoint, via. Si comincia. Venite se ci avete coraggio, forza. Ok, 10 secondi tra checkpoint e checkpoint. Bruttissimo, 95, 97, 90. Sospetto individuato e marcato. C'eravamo riusciti per un bel po' di volte. Ok, bene, godo. Ho aspettato un secondo ma ha funzionato. Occhio ai blocchi. Dove vado? Là. Ora gli vado addosso. Quello è che devo anche scansare ste merde qui, capito? Intanto passo lo stesso. Ci serve l'accesso al CTOS. Com'è passato? Fermati subito. Bene, via. Dove cavolo si nasconde? Sapessi tu dove mi nascondo. Ero dimenticato che c'era un tempo da seguire. Non fateci caso, sono fatto così. Centrale qui, 938 Charlie. Stiamo tornando. Ok, sono scappato. Vediamo di non ripristinare la cosa. Ma
dentro il parcheggio, i centri commerciali, cos'è sta roba? Sedici. 17. E qua anche se mi chiappano tanto finito. Mi fate quel che vi pare perché io... Boom! A posto così. E se n'è andato anche il 31esimo. Contratto da Fixer ragazzi numero 32 e questo chiuderà la quarta parte di Contratti da Fixer. Siamo a The Loop. Questo mi dà veramente l'idea di un contratto stronzissimo, sapete? Bene, dovrò rubare un'auto e consegnarla in fretta. Cercherò di non danneggiarla e di passare da vicoli e scorciatoie. Ah, ok, va bene. Questo tipo li accetto. Anche se sono stronzi, perché... A volte il tempo a disposizione... Non è tanto, toglietevi dal cazzo, grazie. Allora, andiamo qua. Dov'è? Where is it? Bruttissima situazione. A parte, vabbè, ripeto, sempre tutto dritto, però. Parecchia strada da fare, nonostante la macchina sia, da quel che vedo, anche abbastanza veloce. Vabbè, prima di perdere $12,000 di valore di macchina, penso ne passi un po'. Manca sempre meno, ragazzi, manca sempre meno. Alla continuazione della storia, siamo veramente in fondo a tutte queste missioni secondarie, ragazzi. Reggete forte che... Reggetevi forte. Che manca veramente poco. Ma come torna... Ma zio! Certo che sei stronzo però, Meno male avevo qualche secondo che mi era avanzato. Allora... Vabbè, dai. Easy. Insomma, mica tanto. E comunque mi hanno dato un botto di percentuale perché tutte le missioni secondarie, quelle in azzurro, merda, un 30% te lo portano, Che insomma è parecchio, molto. Considerate che le missioni secondarie di GTA 5 portano il 40% e il GTA 5, ragazzi, è un gioco 54 volte più grande. Quindi, secondo me, è una buonissima percentuale. Ripeto, secondo me. Occhi. Terzo veicolo. 50 metri. Tu madre quella zoccolona. Popolino più lontano no, Dov'è? Un chilometro e sei. Very challenging. Andate a fanculo tutti. Dal primo all'ultimo. Un minuto per un chilometro e due. C'è da camminare. Ma tanto, Ok raga, forse ci si fa, ma è in basso. Che vuol dire che è in basso l'obiettivo? Ah ok, perché il ponte scendeva giustamente. Va bene, in ciabatte l'abbiamo passato. Pensavo peggio, ma in realtà tranquillissimo.
Giro di lusso, viste le macchine che ci hanno dato, non posso dire il contrario. $9,000. Sti gran cazzi. Chiudiamo proprio in bellezza la quarta parte, raga. Coglione, ci sei tu.